Finalmente Poracci ce l'ha fatta. Il poracissimo Vereor è riuscito a coronare il sogno di una vita intera e a comparire in apertura del TG Poro, riconoscendo per primo lo schifo lavoro per SNES dal titolo Michael Jordan Chaos in the Windy City. Complimenti! Comunque, il gioco non era Space Jam, ma la risposta più sbagliata di tutte l'ha data comunque Andrew. LeBron James contro Mother Brain, ma versione tarocca. Tarocca! Ma guarda che da queste parti si dice poraccia! Attenzione. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, dove ogni episodio viene pubblicato senza preavviso. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché c'è tantissimo da dire a proposito del reveal di Bayonetta. Ma poi si tornerà a parlare anche di Metal Gear, con un ritorno inaspettato, eppure dei giochi del PlayStation Plus di luglio. Ve l'ho detto, una puntata ricchissima e c'è veramente pochissimo tempo. Io sono già in mega ritardo. Quindi, gotta go fast. Mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso, lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Io ho detto tutto, i link li trovate in descrizione, stanno sempre là. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, prendendo una news proprio di ieri con un aggiornamento. Infatti Bandai Namco ha confermato di essere stata hackerata. E ora cosa succede? Beh, per ora nulla. L'azienda ha dichiarato di essere corsa immediatamente ai ripari, bloccando l'accesso ai server, e per ora si stanno svolgendo delle indagini per capire l'entità dei danni. Tra l'altro potrebbero essere stati coinvolti anche i dati sensibili di alcuni clienti relativi al mercato asiatico, Giappone escluso. Attenzione però, perché iniziano a circolare dei falsi leak su quelli che sarebbero i piani di Bandai Namco per la lineup dei prossimi anni. Si tratta di informazioni diffuse solo per infrangere le speranze dei fan di vecchia data. Per ora non è stato leakato ancora nulla. Bisogna dare anche un aggiornamento sul remake di Lollipop Chainsaw, perché a quanto pare la fanbase non ha preso bene la notizia del mancato coinvolgimento degli autori originali, Suda 51 e James Gunn. Per quanto Yoshimi Yasuda non si sia espresso su questa importante assenza, ci ha tenuto a precisare che questo remake cercherà di rimanere il più fedele possibile al gioco originale, e tutta l'operazione sarà da inquadrare come una nuova opportunità di accedere facilmente a un gioco dimenticato, piuttosto che come un nuovo gioco della serie, un reboot di Lollipop Chainsaw. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori. Speriamo solo che dietro questa scelta non si nasconda una riproposizione svogliata e sbrigativa, come purtroppo se ne vedono sempre più spesso. Bandai Cuphead, è il momento di festeggiare. Gli autori del cattivissimo shooter hanno infatti reso noto che l'espansione DLC, appena rilasciata lo scorso 30 giugno, ha già raggiunto il 1 milione di download complessivi, un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa, che conferma quanto Cuphead sia riuscito a diventare un fenomeno di massa, che va ben oltre la ristretta nicchia di hardcore gamer a cui il gameplay strizza continuamente l'occhio. Io non vedo l'ora di provarla, però a questo punto si aspetta l'edizione fisica. Prima o poi dovrebbe uscire. Ma bene Poracci, passiamo alle notizie del giorno, perché oggi, finalmente, dal nulla, Nintendo ha comunicato la data di uscita di Bayonetta 3, e con essa ci sono tantissime riflessioni da fare. Innanzitutto, mio Dio, che liberazione. Sono passati 5 anni dal teaser trailer del 2017 e fino a ottobre dell'anno scorso non si era ancora visto nulla di questo terzo episodio, tanto che molti erano preoccupati sullo stato dei lavori. Eppure la situazione sembra essersi sbloccata, o meglio, Nintendo sembra essersi decisa a pubblicare un gioco che, secondo le voci di corridoio, era pronto già da un bel po' di tempo. E del gioco in sé, per ora, non è che c'è molto da dire. Il trailer restituisce una storia confusissima che, come al solito, forma un quadro molto frammentato di un gioco che fa della sua narrativa completamente over the top, al limite del trash, uno dei suoi punti di forza. Stile e azione di gioco sono esattamente quelli che tutti si aspettavano, non solo da una produzione Platinum Games, ma anche dal terzo capitolo della loro serie più iconica. Se posso sbilanciarmi, il tono generale e anche l'introduzione del nuovo personaggio, Viola, mi hanno ricordato tanto, ma tanto, Devil May Cry 3, il che non può essere che un bene. E sicuramente
Ovviamente da qui a ottobre ci sarà tempo per prepararsi al meglio per questo importantissimo ritorno, però discutiamo un attimo di tutto quello che questo reveal comporta. Innanzitutto è chiaro come Nintendo abbia deciso di accantonare la formula del Direct in favore di annunci singoli spalmati nell'arco di più mesi. In fondo, unendo il Direct Mini a tutto quello che si è visto in questi giorni, tra Bayonetta, Kirby, Xenoblade e magari anche il DLC di Mario Kart e qualche altra sorpresa, si sarebbe potuto tirare fuori un Direct estivo straconvincente. Eppure sono ormai 2 mesi che andiamo avanti a annunci improvvisi su Twitter, un po' come accadeva nel 2020. L'idea di massimizzare l'attenzione su reveal singoli e permettere così di avere i riflettori puntati sulle proprie produzioni per un lasso di tempo esteso è una mossa che a livello di marketing sicuramente dà i suoi frutti, ma credo di continuare a preferire l'emozione che solo un evento come un Direct sa creare. Però è anche vera un'altra cosa. Oggi siamo tutti qui a parlare di Bayonetta 3. Fosse stata la bomba finale di un ipotetico Direct, beh, la gente non avrebbe reagito in modo altrettanto entusiasta. Per questo credo che non dobbiamo dire definitivamente addio ai Direct, ma più che altro si tratterà di appuntamenti sempre più rari, messi in piedi solo quando ce ne sarà veramente bisogno. Ad esempio per parlare di Breath of the Wild 2 o magari per introdurre un nuovo hardware. Per me a settembre ci sarà un vero Direct e a questo punto mi aspetto delle vere bombe. Ma per tutti quelli che fino a ieri ancora credevano ai rumor di un Direct di luglio, beh, direi che vi potete mettere l'anima in pace. Comunque ci tengo a precisare che per me il 28 ottobre non è una buona data. Ok, tematicamente ci sta il voler piazzare Bayonetta nel periodo di Halloween, scelta già fatta in tempi recenti per Luigi's Mansion 3 e anche Dread, ma con un ottobre così carico, parte della lineup verrà sacrificata. In un periodo del genere giustamente gli utenti badano con molta attenzione alle proprie spese, e non capisco veramente che senso ha piazzare nell'arco di 8 giorni Sparks of Hope, Persona 5 Royal e Bayonetta, senza contare Nier Automata a inizio mese, God of War poche settimane dopo e un novembre dominato dai Pokémon. Dopo anni di silenzio e mesi di relativa calma, non si poteva scegliere un altro periodo per Bayonetta 3? E pensate che casino se non avessero anticipato Xenoblade Chronicles! E come se non bastasse, oltre al danno anche la beffa. Non solo Nintendo ha annunciato la Collector's Edition, che sembra migliore di quella europea del 2, ma che comunque rimane moscetta, ma in più ha comunicato anche la decisione di ristampare per la prima volta in formato fisico su Switch il primo Bayonetta. Va bene il volere riscoprire la serie, ma non si poteva optare per delle uscite spalmate nel corso dei mesi o magari in una collection definitiva che raccolga tutta la trilogia? No, qui bisogna spendere, eppure tanto, e mi dispiace che si ripeta una situazione simile a quanto accaduto con Pikmin 3 nel 2020. Con una tale densità di uscite c'è il rischio che alcuni progetti passino inosservati dal grande pubblico, non per la qualità del prodotto, ma per l'impossibilità di stare appresso a tutto il mercato. Un vero peccato. E in chiusura dobbiamo chiederci chi diavolo è questo Silax Hunter, il leaker spuntato fuori dal nulla che del 28 ottobre aveva già fatto menzione, ma settimane fa. Abbiamo un nome da troll e uno storico impeccabile. Si tratterà di una voce affidabile? Quelle sparate sono delle prediction fortunate oppure si tratta di un'altra grandissima truffa alla Waddle Dee Knows? Io ancora non mi fido, però a onor del vero ci aveva preso alla grandissima e continuerò a leggere con curiosità le sue spifferate, riportandovele qua sul TG Poro. E voi poracci che idea vi siete fatti di tutto questo casino mediatico tirato su con Bayonetta? Ma andiamo avanti con un altro grande ritorno, quello della serie di Metal Gear. Attenzione però, non si tratta di un nuovo episodio né di un remake, ma di un vero e proprio ritorno. Il titolo non è clickbait, siete voi che vi siete fatti strane idee, su. Massima onestà. Infatti, in occasione del 35esimo anniversario della serie, il profilo di Metal Gear, gestito da Konami, ha twittato un post celebrativo, aggiungendo però che l'azienda sta lavorando per rendere nuovamente disponibili alcuni titoli rimossi dagli store digitali. Il riferimento va a Metal Gear Solid 2 e 3, che a novembre 2021 sono spariti in tutte le loro versioni, perché a quanto pare Konami non avrebbe rinnovato i diritti d'autore su alcuni footage utilizzati all'interno delle ricognizioni storiche presenti nei due giochi. Quindi non stiamo parlando di un remake, anche se i rumor non si fermano mai, e non stiamo parlando nemmeno di un nuovo titolo alla Metal Gear Survive, e grazie a Dio aggiungerei, ma più che altro di un tassello fondamentale per la conservazione di una serie storica che meriterebbe tutt'altro trattamento. Se non altro, ora sappiamo che nonostante siano passati 6 mesi di silenzio, Konami non si è dimenticata del tutto di alcuni dei suoi giochi più importanti di sempre. Meglio di niente, no?
E chiudiamo andando a commentare l'ufficializzazione dei titoli che andranno a comporre il catalogo per il mese di luglio dei tier extra e premium del nuovo PlayStation Plus. E i rumor si sono rivelati corretti. Tanta roba, poracci, più che altro perché l'offerta di base è un po' scarsina e meno male che Sony sia partita subito in quinta con gli update. Il catalogo dei giochi PS4 e PS5, a cui hanno accesso sia gli utenti extra che premium, a luglio accoglierà delle vere bombe, tra cui Day One di Stray, Final Fantasy VII Intergrade, uno scatafascio di Assassin's Creed e anche Marvel's Avengers, che insomma fa numero. Ben più striminzita invece l'offerta dei classici, a cui si aggiungono solo due titoli PSP, No Heroes Allowed e LocoRoco Midnight Carnival. Ma attenzione, brevemente sulla versione italiana del PlayStation Blog sono stati inseriti anche Dino Crisis, Ridge Racer 2 e Soul Calibur Broken Destiny, ma poi sono stati prontamente rimossi. Che l'Italia si sia ritrovata ancora una volta al centro di un leak involontario? Dai, agosto con Dino Crisis sarebbe una vera bomba. E voi poracci, che ne pensate del nuovo Plus? E questo poracci era tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento in live questa sera o altrimenti a domani con un nuovo video. Mi raccomando, voi riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Baglionetta, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Con un nuovo video e un nuovo annuncio a caso da Nintendo. No, ormai va così. Io sono il Poro Direct.